Sestito Ottaviano, allenatore della squadra femminile di calcio di Cutro. Oggi c'è questo raduno provinciale con prospettiva di fare una scuola calcio femminile. Una bella idea, non c'è che dire. Sì, è stata un'idea vista la squadra femminile che da 2 o 3 anni che sta militando nel calcio 5 campionati, diciamo, regionali, molto importanti. L'anno scorso hanno fatto una bella figura, essendo arrivati anche in finale, diciamo, secondo anno. Questa iniziativa perché diciamo c'è un po' di carenza di ragazze, e quindi, visto questa esigenza, abbiamo cercato di portare a Cutro, nella provincia di Crotone, più ragazze possibile, per fare una selezione sia per la squadra grande sia per creare questa scuola calcio che manca, diciamo, in tutto il crotonese. È un'iniziativa che la società Cutro Calcio, diciamo, e la Juventus Club, l'associazione, ci tengono tantissimo per portare avanti questa diciamo nuova iniziativa calcistica femminile. Per adesso di calcio a 5, perché è il calcio più minore, però la possibilità anche di fare calcio a 11, che per le ragazze è una cosa molto più interessante. Speriamo che questo raduno sia uno dei primi e che porta tanta gente, vista la volontà delle ragazze in espansione di crescere in questo gioco molto bello. Il calcio può essere donna? Come no? Deve essere anche donna, sicuramente, perché anche loro, vedendole in campo, io ho visto delle squadre veramente con un gioco di tattica, specie a calcio a 5, che è molto più richiesta di calcio a 11, perché sono schemi molto veloci, quindi sono molto capaci, quindi può essere donna a tutti i livelli. Ad allenare le donne invece è una cosa bella, una... Ah, i problemi ci sono, perché non hanno capito più degli uomini, perché ovviamente hanno difficoltà specie come dicevo prima, in questo momento ha delle lacune di scuola calcio, quindi, però no, visto che alla fine loro cercano sempre di mettersi a disposizione del mister e ci tengono tantissimo, quindi problemi come tutte le cose, problemi poi vanno affrontati insieme e si risolvono. Una cosa bella? Una cosa bella che ti danno una gioia, e specie anche alla singola partita amichevole, della vittoria, della squadra, del gruppo, e sono tutte unite. Molto bello questo, quindi si crea quello spogliatoio che in molte società, ho visto, oggi viene a mancare. Invece loro già in una singola partita, in un singolo gesto, ti si crea questa cosa molto bella. Grazie, buon lavoro. Non fischiare.